Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi voglio fare un video un pochino particolare. Voglio farvi vedere tutti i miei vestiti lunghi. Ne avevo già fatto uno simile tanto tempo fa in cui vi mostravo tutti i miei abiti da sera, però lì non c'erano solo abiti lunghi, ma anche abiti un po' più corti, semplicemente erano abiti da sera. Invece in questo video voglio farvi vedere i miei vestiti lunghi, non necessariamente da sera, ma anche dei vestiti magari molto semplici che utilizzo per andare al mare o che comunque utilizzo in estate tutti i giorni, vestiti quindi anche molto informali. Però prima di cominciare e di farvi vedere nello specifico i miei abiti, voglio dire per onestà che l'idea di questo video mi è venuta guardando uno dei video di Marta del canale Consigli Smart, perché lei in uno dei suoi video faceva vedere alcuni acquisti e ha fatto vedere un vestito lungo. Guardando il suo video mi è venuto in mente che io ho un sacco di vestiti lunghi e che avrei potuto mostrarli appunto qui sul canale. Quindi, essendo un video che mi è venuto in mente guardando appunto Marta, io vi cito il suo canale, vi lascio il link giù in info box e vi invito anche ad andare a vederlo perché dà sempre dei consigli veramente utili e interessanti. Quindi è un canale consigliatissimo. Detto questo, voglio farvi vedere i miei abiti lunghi. Il primo è che anche il mio preferito, sicuramente me lo avrete visto indossato in altri video, è questo. Questo ha un taglio che è praticamente in diagonale sul davanti e rimane abbastanza accollato, perché una volta che è indossato rimane così, quindi abbastanza accollato nella prima parte. In origine questo abito non era assolutamente fatto così, aveva una scollatura diversa che però andava bene per i décolleté un pochino più ampi e siccome non è il mio caso, perché il mio décolleté non è assolutamente ampio, poi questa scollatura risultava molto morbida, troppo, perché andava a cadere troppo in basso e quindi faceva anche un po' difetto l'abito. Quindi ero un po' demoralizzata perché avevo paura che poi non lo avrei più utilizzato e allora ho pensato di modificarlo. L'ho scucito, ho fatto un taglio diagonale e ho aggiunto questa parte qui che in realtà si trovava sulla schiena come spallina, quindi è venuta fuori anche una cosa un po' originale. Adesso cerco comunque di farvelo vedere meglio. Ha questo tipo di scollatura, come vi ho fatto vedere, in diagonale. Poi qui ha una fascia che rimane praticamente sotto il seno e prende tutta la vita perché è abbastanza larga, fatta così. Poi il vestito praticamente cade giù lungo in maniera assolutamente lineare, normalissima, e poi ha la caratteristica di avere uno spacco vertiginoso, talmente vertiginoso che ho dovuto aggiungere qua, spero che lo vediate, un bottone, perché altrimenti veramente era una cosa esagerata. Quindi io praticamente lo chiudo un pochino, lo spacco rimane comunque molto ampio perché vedete che è molto lungo, ma diciamo che rimane nella decenza. Quello che mi piace di questo vestito è la fantasia, mi ricorda molto il mare con questo azzurro, azzurro più chiaro, azzurro più scuro ed è bellissima la parte alta con questo arancione, perché essendo così in alto riesce a illuminare il viso e poi in basso mi dà proprio l'idea di questi colori del mare, anche se c'è del nero, però comunque è ben contrastato secondo me col bianco e l'azzurro. Quindi questo in assoluto è uno dei miei vestiti lunghi preferiti. Altro vestito che in estate utilizzo moltissimo, questa volta l'ho acquistato e l'ho indossato così com'era senza fare modifiche, è questo. Questo è un altro vestito lungo, molto semplice perché viene giù in maniera proprio naturale, quindi cade benissimo. Ha questa scollatura leggermente a V, nel senso che quando lo indossate poi rimane così. Poi ha questa cucitura che fa un po' l'effetto di una cintura. Io spero che riusciate a vederlo. Vedete che qui è cucito sia in alto che in basso e dà proprio l'idea che ci sia una specie di cintura che va a definire la figura. Quindi poi indossato sta veramente molto bene. Anche questo è un abito che io porto molto volentieri in estate. Questa volta non ci sono spacchi, quindi è proprio un abito lungo tradizionale. È veramente comodissimo da indossare. Io lo utilizzo molto quando vado al mare, ma anche quando devo semplicemente uscire a fare la spesa, voglio essere comoda, questo vestito io lo indosso molto spesso. Altro vestito simile per certi aspetti, ma di colore diverso, è questo. Questa volta andiamo sui toni del marrone, chiaro, scuro, poi c'è un po' di bianco, c'è un po' di nero. Anche questo mi piace tantissimo sul davanti, perché ha comunque una scollatura un po' quadrata, diciamo così.
Poi ha questa stoffa un pochino più morbida sulla parte del décolleté, quindi vi dà veramente un bellissimo effetto quando è indossato. E poi viene giù lungo in maniera molto semplice. Sul fondo c'è un pochino più di chiaro, perché c'è una parte che ha un giallo senape. Forse voi con questa luce la vedete bianca, ma in realtà è un giallo senape. E poi c'è questo beige un po' più chiaro, che va a definire un pochino la parte finale del vestito, che è fatta in questo modo, ha questo genere di fantasia. Anche questo è un vestito che veramente adoro, ce l'ho da un sacco di tempo, è ancora meraviglioso proprio come stoffa, come fattura, quindi pur essendo un vestito che ho da tanti anni, è ancora nuovo, quindi io lo utilizzo tantissimo. Questo l'avevo acquistato sul sito Bonprix ed è uno dei pochi acquisti Bonprix che mi è durato nel tempo e che mi è veramente piaciuto come qualità. Quindi, insomma, sappiate che su quel sito vestiti così se ne trovano, quindi ve lo consiglio. Altro abito che sicuramente avete già visto in un mio video haul, forse dell'anno scorso, è questo. È sempre sui generis di quello di prima, mi piaceva molto perché ha questa fantasia che mi ricorda un po' gli anni 70, però la trovavo particolare, mi è piaciuta e quindi l'ho comprato. La scollatura è a V, cerco di farvi vedere, rimane così. E la particolarità è che dietro ha una piccola cinturina, quindi vi potete anche regolare l'aderenza del vestito. A me piacciono le cose molto aderenti, quindi cerco sempre di stringere abbastanza, soprattutto sulla vita. Però se lo volete più morbido, potete comunque tenerlo più morbido perché diciamo che è regolabile. E anche questo veramente mi è piaciuto. Adesso di preciso non ricordo dove lo avevo acquistato, forse in un negozio di cinesi o addirittura al mercato. Sinceramente non me lo ricordo, però anche questo è un vestito che io ho utilizzato e utilizzo tuttora tantissimo. Adesso passiamo a qualcosa di un pochino più elegante. Vi faccio vedere questo abito. Questo è un pochino più elegante, non soltanto come fantasia, perché vedete che è verde, verde scuro alla base e ha questi fiori rosa, bianco, color pesca, quindi insomma è molto carino. Ha una bella scollatura in questo modo a V. Poi sotto il seno c'è questa cucitura particolare che la fa sembrare quasi una cintura. E poi è foderato ovviamente sotto e poi ha tutta questa parte che è di voile, è molto trasparente, infatti il vestito è foderato perché altrimenti non si potrebbe indossare ed è molto particolare perché questo voile ne fa veramente un vestito elegante. Però la cosa particolare di questo abito è il taglio irregolare. Perché vedete com'è fatto? Ha praticamente delle punte laterali e poi davanti rimane un po' più corto. Quindi è un vestito con un taglio irregolare, ma che veramente è originale, particolare, tagliato in questo modo. Questo lo avevo acquistato l'anno scorso pensando che lo avrei indossato ad un matrimonio. Poi invece a quel matrimonio ho messo un altro vestito. Tuttavia, essendo un abito che è elegante ma non esagerato, io lo indosso anche semplicemente se devo uscire. Poi un vestito decisamente elegante, questo qui nero. Questo è un classico abito lungo nero, ha la scollatura quadrata, quindi è un po' particolare. Mi piacciono le scollature quadrate sugli abiti eleganti. E poi la particolarità di questo abito è che ha due spacchi. Quindi ha praticamente la parte davanti, così, e poi ha due spacchi. Spero che riusciate a vederli. Forse sì, perché nonostante le pessime luci riuscite a vedere che ci sono due spacchi. Quindi praticamente voi lo indossate, avrete la parte nera che rimane davanti e gli spacchi che non sono proprio laterali, ma rimangono leggermente sul davanti. Anche qui erano veramente molto ampi, quindi li ho dovuti cucire un po' per dargli una lunghezza che fosse dentro i limiti della decenza. Questo comunque è un abito veramente aderente e veramente elegante, perché il classico abito nero lungo, secondo me, è elegantissimo. E va bene per qualsiasi occasione, soprattutto se è di sera. Poi restiamo in tema di abiti eleganti, vi faccio vedere quello che ho indossato l'anno scorso al matrimonio di mio cugino. L'avevo comprato su AliExpress, l'avevo pagato 30 € ed è un vestito bellissimo, veramente ho fatto una bellissima figura. L'abito in questione è questo, ha questa scollatura a V.
praticamente davanti questa parte che ha il pizzo. E anche sulle spalle c'è questa specie di mezza manica di pizzo, quindi insomma poi rimane veramente rifinito e veramente molto elegante. Ha questa fascia sotto il seno e poi cade giù lungo. È di voile ed è foderato naturalmente. Mi è piaciuto tantissimo, l'unico difetto è che ha una stoffa abbastanza pesante. Quel giorno era un caldo infernale e quindi ho patito molto il caldo. Dietro ha la sua cerniera e ha questa fascia fatta in questo modo. Spero che riusciate a vedere qualcosa, ecco. Comunque è un abito veramente molto elegante, molto lungo, arriva proprio fino ai piedi, però è un abito che comunque mi piace tantissimo, è molto elegante, lo ritengo comunque un abito sicuramente da cerimonia. Un altro abito da cerimonia che ho pagato un botto di soldi e che ho indossato per ben tre matrimoni, e poi sinceramente mi sono stufata di indossare sempre lo stesso abito a tutti i matrimoni. È questo qua. Questo è veramente un abito molto 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 elegante. È molto rifinito perché è tutto fatto a mano. Praticamente ha queste perline, spero che voi le vediate, che sono cucite a mano una per una. Quindi è veramente un abito molto molto particolare. È molto bello perché senza dubbio veramente bello. Però devo dirvi la verità, se io tornassi indietro non spenderei più tutti questi soldi per un abito. C'è da dire che quando io l'ho acquistato, ossia nel 2009, credo che non esistesse ancora AliExpress, o se esisteva io comunque non lo conoscevo. Quindi sono andata in una boutique e ho speso la bellezza di 300 euro per questo abito. Mi sento male solo a dirlo perché io sono una persona che di solito spende poco nell'abbigliamento. Quindi acquistare un vestito da 300 euro per me è stata una cosa super folle. Però era il matrimonio di mia cognata, il mio compagno, che è suo fratello, era il testimone. Io volevo fare bella figura, poi comunque. Sapevo anche che loro ci tenevano, comunque la famiglia del mio compagno ci tiene abbastanza a queste cose, quindi io volevo essere all'altezza e mi sono comprata questo abito. Oggi non lo farei più, nel senso che oggi rischierei di essere un po' meno all'altezza, ma sicuramente tutti quei soldi per un vestito non li spenderei più. Tuttavia, questo è un abito che sono contenta di avere a questo punto, perché comunque è un bellissimo abito. Mi piace anche molto come è fatto in fondo, perché praticamente rimane un pochino più stretto e aderente fino alla zona fianchi e poi si allarga leggermente in questo modo. Vedete, rimane un pochino morbido, con un taglio leggermente irregolare, quindi comunque è molto molto carino. È un abito che comunque non so quando potrà ricapitarmi, in qualche occasione magari potrei rindossare. In più questo aveva in allegato anche la sua sciarpina con le frange, quindi insomma poteva essere utilizzata magari in chiesa, sulle spalle, perché il matrimonio era in chiesa, e in ogni caso questa è una sciarpina che invece da sola, diciamo così, ho già riutilizzato. Ultimo vestito, che è una via di mezzo tra lo sportivo e l'elegante, è questo. Dico una via di mezzo perché la parte davanti è fatta di jeans, anche un po' scolorito, come potete vedere, nel senso che è proprio fatto così, non è che si sia scolorito nel tempo, nasce proprio fatto così, con una cintura di pelle sotto al seno, con questi tre praticamente medaglioni dorati, e poi in fondo è tutto di voile, ha questa bellissima fantasia sull'azzurro, sul rosa, sul nero, sul bianco, ed è molto elegante la parte di sotto, perché è di voile. Molto morbida, arriva fino ai piedi, quindi dà proprio un'idea di eleganza, però si contrasta, diciamo così, con questa parte alta che invece è decisamente più sportiva. Però anche questo è un vestito che mi piace veramente, veramente moltissimo. Fatemi sapere nei commenti qual è quello che vi è piaciuto di più perché sono curiosa. Io come sempre vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e vi mando un bacio enorme.